Sulla terra il livello delle acque rimase alta per 150 giorni. Dio non si dimenticò di Noè e di tutti gli animali selvatici e domestici che si trovavano con lui nell'arca. Fece soffiare un vento sulla terra e le acque cominciarono ad abbassarsi. Vennero fermate le sorgenti, chiuse le riserve del cielo e fu trattenuta la pioggia. Così, dopo 150 giorni, le acque cominciarono a calare e il 17° giorno del 7° mese l'arca si posò su un monte della catena dell'Ararat. Le acque continuarono a calare fino al 10° mese. Il 1° giorno di quel mese apparvero le cime dei monti. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto dell'arca e lasciò andare un corvo. Il corvo usciva e tornava indietro ogni volta finché le acque scomparvero dal suolo. Per vedere se le acque si erano ritirate dalla superficie della terra, Noè mandò fuori una colomba. Essa non trovò alcun luogo dove posarsi perché l'acqua ricopriva ancora tutta la terra. Tornò allora verso l'arca e Noè stese la mano e la portò dentro con lui. Noè aspettò ancora una settimana e mandò di nuovo la colomba fuori dall'arca. Verso sera essa tornò da lui. Aveva nel becco un ramoscello verde di ulivo. Noè capì che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò ancora un'altra settimana, lasciò di nuovo andare la colomba, la quale non tornò più da lui. Il 1° giorno del 1° mese, quando Noè aveva 601 anni, le acque si erano ritirate dal suolo. Noè tolse il tetto dell'arca, guardò intorno e vide che la superficie della terra stava asciugandosi. Il 27° giorno del 2° mese, la terra era completamente asciutta. Allora Dio ordinò a Noè: esci dall'arca con tua moglie, i tuoi figli e le tue nuore. Fa uscire anche gli animali che hai con te, di qualsiasi specie, uccelli, bestiame, tutti gli animali che strisciano al suolo, si diffondano sulla terra, siano fecondi e diventino numerosi. Noè uscì dunque dall'arca con i figli, la moglie e le nuore. Poi uscirono anche tutte le bestie secondo la loro specie, tutti i rettili, tutti gli uccelli e tutti gli animali che si muovono sulla terra. Noè costruì un altare per il Signore. Tra gli animali e gli uccelli puri ne prese uno di ogni specie e li bruciò sull'altare come sacrificio completo offerto al Signore. Il Signore gradì quel sacrificio dal piacevole odore e disse fra sé: non maledirò mai più il mondo a causa dell'uomo. È vero che fin dalla sua giovinezza egli ha in cuor suo solo inclinazioni malvagie. Tuttavia io non distruggerò mai più tutti gli esseri viventi come ho fatto questa volta. Finché durerà il mondo, semina e mietitura, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai.